ragazzi, se vi chiedono descrivetemi un infarto, ecco, io mostrerei alla gente questa partita qua, perché è stata una partita che ho vissuto col cuore in gola fino al 70esimo. Non possiamo entrare in campo in Champions League a giocare così in ciabatte. Partita negativa sotto il profilo tecnico, soprattutto nella parte offensiva, negativa dal punto di vista dell'atteggiamento in campo. Siamo entrati in ciabatte, questa è la verità. È incontrovertibile sta cosa qua. Ci siamo svegliati grazie a due lampi di Paulino Dybala, perché altrimenti la partita, ragazzi, sarebbe stata ancora là, ferma sull'1-1 molto probabilmente, perché un lampo eccezionale, il tiro di Dybala da fuori area che si insacca col suo solito sinistro, quello che piace vedere a me, grandissimo gol. Il secondo gol è arrivato un po' casuale con un tiro da fuori di Alessandro che va poi a insaccarsi con una ribattuta di Dybala, un tap-in vincente, ravvicinato. Non mi è piaciuta la prova di Ronaldo. Ronaldo sicuramente, ragazzi, peggiore in campo. Ragazzi, bisogna avere il coraggio di ammettere che oggi Cristiano Ronaldo era il peggiore, è il migliore al mondo, è uno dei migliori al mondo. Questa cosa non la possiamo ribaltare. Lo dicono i fatti, lo dicono i numeri e lo dicono la bellezza delle sue prestazioni. Ma oggi era senz'altro il peggiore in campo. Peggiore in campo. Menzione d'onore a Bentancur perché oggi ha fatto un partitone sotto ogni punto di vista, dal punto di vista qualitativo, della quantità, quando è stato spostato a mezzala col cambio azzeccatissimo di Sarri che ha tolto Khedira per Higuain, portando poi Dybala tra le linee a creare un po' di scompiglio perché Bentancur ha giocato bene tra le linee, non ha giocato male, però non dava quel guizzo in più, non creava un po' di scompiglio fra le linee ed era quello che ci voleva per scardinare un po' le linee strettissime del Lokomotiv Mosca. Bentancur ha fatto una partita ordinata, tecnicamente perfetta, perché ha sbagliato sì e no pochissimi passaggi, probabilmente si contano sulle dita di una mano i passaggi sbagliati da Bentancur. Ha fatto un sacco di interventi difensivi eccezionali in fase di disimpegno, quando è stato impiegato come mezzala, quando stavano soffrendo negli ultimi minuti, perché loro cercavano comunque di ribaltare il campo in maniera veloce col contropiede, eccetera. Quando recuperavamo palla, Bentancur in fase di disimpegno è stato eccezionale, ha fatto una partita straordinaria. Quindi merito a Sarri che sta lavorando col ragazzo e si vede, merito a Bentancur per questa crescita che io mi aspettavo da lui, lo chiamavo Trotolino, ma oggi è stato un galoppone, altro che Trotolino. Bene anche Dybala che ho rivisto veramente rigenerato, motivato, ha preso la squadra sulle spalle ed è questo il carattere che io voglio vedere da Paulino. Questo qua, quando c'è la squadra bloccata, lui si prende la responsabilità di creare casino e di far gol. Bravo Paulino, perché ha fatto una partita anche lui mostruosa. Per il resto della squadra io critico tanto l'atteggiamento. Tanto, va criticato tanto l'atteggiamento. Sono contento che abbiamo vinto, così il nome di Sarri messo alla gogna non lo si leggerà neanche. Forse qualcuno lo metterà, ma ragazzi, oggi è colpa dei singoli, non è colpa di Sarri se la prestazione è stata così opaca, perché Sarri ha schierato la prestazione, cioè ha schierato la formazione giusta, ha schierato, secondo me, anche le riserve giuste, ha fatto i cambi giusti al momento giusto, quindi lui ha azzeccato tutto quel che poteva azzeccare. Poi non è che può mettere il collarino con l'elettricità ai giocatori che si impegnano poco in campo. Quindi bravo anche Sarri. Qua, ragazzi, va data una bella tirata d'orecchie a tutti quei giocatori che sono entrati veramente col carrello della legna attaccato. Carrello della legna che criticavo sempre a Rabiot e Khedira, ma stavolta ce l'hanno avuto più che altro dei giocatori importanti, tra cui anche Cristiano Ronaldo. Ora io non so come Sarri potrà dire questa roba a Cristiano Ronaldo. Sono sicuro che Cristiano Ronaldo, per come ha fatto lui, farà un sacco di autocritica e la prossima partita saranno cazzi amari per i prossimi avversari. Fatto sta che io in Champions non voglio rivedere partite così, perché ragazzi, oggi c'era il Lokomotiv Mosca che era una squadra pietosa dal punto di vista tecnico, cioè facevano schifo, ragazzi. Facevano oggettivamente schifo. Perdere con questa squadra qua sarebbe stata una vergogna. Pareggiare con questa squadra qua sarebbe stata una vergogna. Quindi, ottimo, avrei preso con tutti questi punticini a casa. Ok, però, ragazzi, altro piglio, perché se entri in campo così, con questo atteggiamento, con squadre che sono leggermente più tecniche, ti fanno male. Con un Bayer Leverkusen qualsiasi, ti punisce e non ti dà poi spazio di manovra per correggere gli errori fatti. Ragazzi, oggi l'abbiamo salvata sta prestazione grazie a due prestazioni individuali di spessore. Mi auguro che la prossima partita non sia così. Detto questo, sono contento della vittoria, era obbligatoria perché altrimenti il cammino della Champions sarebbe stato in salita, ma in salita vera, con una pendenza enorme.
Io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e a dirmi tutte le vostre impressioni a caldo sulla partita. Ora io sto parlando così di pancia e le cose mi vengono subito così, non ho studiato nulla, quindi potrò dire magari delle cose che già domani ricalibro un pochettino. Per ora la mia sensazione è questa. Ciao a tutti e sempre, fino alla fine, Forza Juve! Eu estou aqui.